Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Scusate se c'è... dicevo, se c'è poca luce, ma è quasi, diciamo, sera, più o meno. Ok, non so se si vede. Sembra giorno, ma non è. C'è una luce sola accesa in casa. E quindi c'è poca luce. Quindi niente, oggi voglio fare un tutorial. Ah, giusto, dimenticavo. Mi scuso in anticipo con tutti quelli che hanno vinto il contest, ma come vedete ci sono state delle complicazioni, ok? Non sono in casa mia, ve l'ho già detto. Niente, diciamo che ho iniziato anche il lavoro, quindi è un po' complicato adesso fare i video. Quindi appena trovo un momento libero, appunto, cerco di registrare. E niente, vedrò comunque di spedire il più presto possibile. Oggi sono qui perché voglio portare un tutorial di un opener, ok? Un opener molto particolare e a parer mio bello e semplice anche da eseguire. Ora vi spiego intanto cos'è un opener. È una cosa che si usa comunque per iniziare un effetto, una piccola cosa che si usa per iniziare un effetto, che però può migliorare molto la nostra performance, ok? Quindi faccio vedere cosa si tratta e passiamo qua al tutorial. Allora, intanto vediamo che mazzo prendere, eh? Interesting. Queste no, perché no. Qualcosa di poco. Ecco, tipo queste. Queste mi piacciono. Molto belle. Guarda che queste. Ok. Cerco di avere più luce possibile. Penso che così va di bene. Questa maglietta. Sono arrivati più di 5 messaggi, forse anche di più, di persone che volevano sapere dove avessi acquistato questa maglietta. Chiudo un attimo la finestra. Quindi ora c'è meno casino, si può fare le cose meglio. Dicevo, mi sono scordato cosa dicevo, basta. Continuare con queste stronzate. Ok, prendiamo ecco il mazzo. Per chi non lo sapesse, queste sono le Raven. Meglio. Sono molto belle. Quindi vi faccio vedere di cosa si tratta questo opener. È un opener molto carino. E si usa per aprire. No, troppo. Un culo. Quindi, dicevo, opener, guardate. Allora, come aprire il mazzo senza toccarlo con le mani. E guardate, entrare poi nella routine. Hanno aperto il mazzo in questa maniera, diciamo che è una buona cosa. Ora, ci sono due metodi per farlo: il metodo lento che ho fatto adesso, se no il metodo veloce. Comunque da notare che tutte le dita restano sempre ai bordi del mazzo e non si avvicinano mai. Questo è bello, si può fare in un movimento così, vedete, che si apre la scatolina, o si può fare con una passata di mano veloce, tipo allontanate la mano, passate, si aprirà la scatolina. Ok, quindi direi di passare subito al tutorial. Per fare questo effetto avete bisogno di un mazzo di carte e di una scatolina, non l'avreste mai detto. Non c'è nessun gimmick da costruire, vi spiego come funziona, che è molto semplice. Allora, si prende la scatolina e avete presente, giusto, questi due pezzettini, giusto? I due flappettini laterali, ok? Vanno dentro la scatolina, ok? Quindi uno e due dentro la scatolina, piegati così. Quindi non sono più al di fuori. E quando andate a inserire il mazzo di carte, semplicemente inserite così. Ci avete il flap dentro e mettete il mazzo, così che, come potete vedere, i flap sono piegati all'interno della scatolina. Chiudiamo tutto. Teniamo il mazzo in questa posizione, quindi mignolo sotto, pollice sul lato destro e le altre tre dita sempre qui, quindi niente tocca mai la linguetta. E ciò che dobbiamo fare per far sì che si apra è semplicemente con queste dita, ok? Quindi quelle che sono lateralmente, fare pressione su questi due punti, ok? Quindi mi avvicino un attimo così vedete meglio. Quindi avete il mazzo in questa maniera, ok? Spingere così, spingere facendo pressione e si aprirà la scatola da sola. Ve lo faccio rivedere. Spingete, vedi? Facendo pressione, guarda, non sto toccando. Basta fare un po' di pressione, piano piano.
vedete? La linguetta si apre da sola. Il bello è che questo effetto, anche se appunto ora voi lo sapete come faccio, però è sempre comunque sia bello perché non ci sono mai movimenti, ok? Non ci sono mai movimenti con le dita, guardate. Basta applicare pressione, scuotere. La linguetta si apre da sola. Catrove. E la tecnica ragazzi, non so se vi ricordate. La tecnica è fondamentale, imparatelo. Quindi, direi che è finito. Allenatevi su questa mossa che secondo me ne vale la pena. Durante la finestra, che così mi si vede meglio. E niente, spero che questo video vi sia utile. Come sempre, non ho tanta voglia di parlare. Faccio video più sbrigativi, così è meglio. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Lasciatemi un commento qui sotto se vi è piaciuto, molto importante. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.